Con la guerra i conti non tornano mai, la stessa cosa la si potrebbe dire per la storia e per quel che accadde con il progetto bunker di Mussolini, mai terminato perché il duce fu arrestato e destituito prima, il 25 luglio del 1943. La struttura si trova sotto Villa Torlonia, residenza del dittatore e della sua famiglia. Dopo un lavoro di restauro torna ora accessibile al pubblico, insieme al vicino rifugio antiaereo, dove numerosi romani trovarono riparo durante i 51 bombardamenti anglo-americani che colpirono Roma dal luglio del 1943 al maggio del 1944. La bellezza della villa con il suo giardino e gli angusti spazi del bunker permettono al visitatore di percepire il contrasto tra un tempo di pace e uno di guerra. All'interno è stato realizzato un percorso multimediale con foto storiche e video con la vita della famiglia Mussolini nella villa. Viene rievocato il bombardamento del quartiere di San Lorenzo e il punto di vista di un aviatore che sgancia le bombe. Lui vede solo nubi e macerie, non le rovine e le tragedie che sta provocando. Immagini che ricordano quanto accade oggi a Gaza o in Ucraina.